Amici tecnologici, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi andremo a vedere un prodotto ordinato su un'applicazione di quelle, diciamo, da smartphone chiamata Wish, che non è altro che un'estensione dei siti asiatici per la vendita online. Wish è un grandissimo e-commerce raggiungibile sia da computer che da tablet, ormai da qualsiasi prodotto tecnologico che abbia una connessione internet, un browser o un'applicazione installata, e si può andare a fare acquisti, prodotti a bassissimo costo, realmente a bassissimo costo, però tante volte nascondono delle sorprese. Allora, questa non è altro che una penna spia, la chiamano penna spia, è una penna vera e propria con una punta che si può nascondere ruotando il corpo. Ecco qui, 1, 2, 1, 2. E nasconde dentro, abbiamo detto, un microfono, una capsula microfonica, un'elettronica di gestione, ecco, della capsula microfonica, ma non solo, anche una videocamera. A detta loro è una videocamera in full HD ad altissima risoluzione, una batteria al litio per il funzionamento di tutto l'ambaradam, e anche, cosa più? Ah, la memoria. Una memoria micro SD da inserire per la memorizzazione dei dati. Tutto bellissimo, tutto enormemente tecnologico, tutto stupendo, però il problema è che guarda questa penna come si presenta, così è come l'abbiamo ricevuta. Attenzione, ruota liberamente e in niente si smonta, cioè noi lo abbiamo presa in mano così e si è aperta totalmente da sola, si smonta tutta. Eccolo qui, vi mostro come funziona questa diavoleria cinese. Onestamente, possibile mai che una penna di queste si smonti in un secondo? Io penso di no. Posso capire che si deve aprire per andare a ricaricarla tramite l'USB, posso capire che si deve aprire per andare a mettere la memoria, posso capire tutto, ma l'apertura di una penna simile deve essere almeno fatta con un blocco o una vite, una filettatura o un qualcosa. Comunque, nessun problema. È stata pagata 10 euro se non sbaglio, anzi 2 euro con 8 euro di spedizione, comunque sono escamotaggi che inventano su questa applicazione. E niente, questa è la penna, cioè questa è la scheda che pilota la penna, e questa è la capsula microfonica, eccola qui, qua va la micro SD appoggiata
in questa piedinatura, in questi contatti. Questa è la batteria. Questa è la videocamera. Eccola qua. Questa è la piccola videocamera. Qua sopra c'è un interruttore che in teoria, se io pigio, si accende, e infatti si è accesa. E se ci fosse la micro SD appoggiata qui, dovrebbe in teoria a questo punto andare a registrare quello che stiamo andando a vedere, a riprendere. Tutto sommato, comunque, dico, l'elettronica c'è, la batteria c'è, c'è tutto. Quello che manca è un contenitore di qualità, un contenitore che ci possa permettere appunto l'utilizzo, ecco, della penna spia. Perché senza un contenitore buono, come lo hanno progettato loro, questa penna spia non può funzionare. Perciò io attualmente vi sconsiglio di acquistare questi prodotti. Questo prodotto nello specifico, perché non ne farete utilizzo. Si smonta, come visto, si rompe, si apre subito in una maniera più che assoluta. Vi ritroverete con la scheda elettronica, così che cosa ne dovrete fare? Cosa me ne faccio io ora in questo momento di questa scheda? Niente, perché non posso andare a mettere la micro SD perché non c'ho modo di bloccarla. Non c'è un modo di registrare perché, non essendoci la micro SD, non posso registrare. Posso solo forse recuperarmi i componenti. Mi recupero la batteria, che è una 3,7 volt, 55 mAh. Mi posso recuperare la piccola capsula, la microfonica. Mi posso recuperare forse la videocamera, ma poi dove la utilizzo? Punto interrogativo. 10 euro buttati al vento, 10 euro regalati ai nostri amici cinesi. E per questo video, cari amici, è tutto. Non fatevi fregare, a noi ci hanno fregato, a me personalmente mi hanno fregato. E va bene così. Al prossimo video, ciao, metti un mi piace, condividi, commenta sotto e dimmi se ti è capitato anche a te qualche volta. Prendere delle sole, perché queste sono delle sole. Farò ovviamente ricorso e invierò le fotografie della penna che si smonta, sperando in un rimborso, perché così ovviamente non è possibile. Ciao, al prossimo video.